Vado a salutare il dottor Prestigiacomo, CAF Fenapi e patronato INAPI. Bentrovato e saluto. Buongiorno a voi. Bentrovato e saluto anche il dottor Giuseppe Bucchieri, vicepresidente nazionale di Confabitare. Bentrovato. Buongiorno a tutti, grazie. Questione degli affitti che naturalmente è diventata una delle priorità, perché fortunatamente, adesso mi direte voi se sono stati bloccati gli eventuali sfratti dovuti anche alla conseguenza di non poter pagare gli affitti in questo momento, insomma, almeno questa era una notizia che noi avevamo avuto da alcuni altri esperti. Spero che almeno ci sia questo, però avete sentito, non so se avete avuto la possibilità di sentire ancora un'altra testimonianza di persone, di famiglie, addirittura sette in una famiglia, che non ricevono aiuto di nessun tipo. Probabilmente ci sono anche delle difficoltà a presentare le domande, no? Prestigiacomo, quante ne incontra lei nel CAF di solito? Insomma, persone che non sanno cosa fare. Eh sì, noi siamo dedicati ad aiutare queste persone. In realtà vengono da noi proprio per questo motivo, perché comunque la compilazione delle istanze non è sempre semplice, quindi le persone spesso e volentieri vogliono essere aiutate per non commettere errori che potrebbero dare esito negativo alle istanze che loro presentano. Quindi noi siamo qui per aiutare, infatti facciamo in realtà un servizio sociale, e infatti siamo fra quelli che non dovevano chiudere per tutto il periodo di emergenza, proprio per dare aiuto alle persone per presentare le varie tipi di istanze. Quindi uno dei consigli che dobbiamo dare principalmente alle persone, quelle sempre un po' più disagiate, è di rivolgersi ai CAF. I CAF sono veramente una prima linea, un front importantissimo. Assolutamente, noi siamo qui per aiutare le persone, quindi comunque la porta è sempre aperta. Negli orari di ricevimento, ovviamente, ma è sempre aperta. Allora, vogliamo che il dottor Bucchieri adesso ci dica che cos'è Confabitare. Sì, Confabitare è un'associazione di proprietari immobiliari. Cioè, tutti coloro che hanno un immobile di proprietà si rivolgono a noi per essere tutelati nei confronti dello Stato e per essere aiutati a gestire il proprio immobile nel migliore dei modi. Siamo disponibili a qualsiasi azione nei confronti del governo, siamo disponibili a trattare con le associazioni degli inquilini, e lo facciamo costantemente per cercare di venire incontro alle varie esigenze che da un lato hanno i proprietari e dall'altro hanno gli inquilini. E abbiamo fatto parecchi interpelli al governo per appunto venire incontro ai proprietari di immobili, specialmente in questo periodo, perché il pagamento IMU si avvicina e le problematiche. Non c'è stato un rinvio sul pagamento IMU anche? O ricordo male? No, il rinvio non c'è stato. Ancora si tratta, abbiamo la scadenza del 16 giugno in atto, e riceviamo costantemente migliaia di telefonate da parte dei nostri associati, che già dal mese di marzo non ricevono più affitti, canoni di locazione da parte dell'inquilino, e appunto sono abbastanza preoccupati. Parliamo anche di immobili di un valore abbastanza importante, per cui l'IMU ovviamente peserà in capo alle loro spalle. Senta, quali sono le difficoltà e soprattutto quali sono le vostre richieste nei confronti del governo come Confabitare? Però prima volevo anche ricordare ai nostri amici che il dottor Prestigiacomo è qui, quindi avete la possibilità di chiamare allo 091-333-660 per discutere naturalmente di situazioni, di sussidio, di IMSS. Ha notizie a proposito dell'IMSS, Prestigiacomo? Come funziona? Da ieri sinceramente nessuna notizia, nel senso che siamo tutti in attesa di questo decreto, pubblicazione definitiva del decreto, perché per ora girano solo bozze di decreto. Anche perché c'è il reddito d'emergenza che sta lì, che attende tutti. Ecco, quindi non ci sono novità. Allora, Confabitare,
I proprietari naturalmente hanno le loro esigenze e vanno incontro chiaramente anche a difficoltà. Ci può essere qualcuno che ha pure una proprietà, però non prendendo l'affitto non riesce neanche a vivere. Insomma, questa è la... Poi ci sono quelli stramiliardari che hanno tante proprietà, ma di quelli noi, scusi, ma non ce ne può fregare di meno. Insomma, Sì, normalmente, no, di magari in quelli questo no. momento. Invece tuteliamo quelli che hanno bisogno. Che richieste avete fatto? Cioè, Confabitare. A livello Sì. nazionale siete andati in un tavolo tecnico, avete discusso, insomma, Sì. aiutiamoli. Sì, allora noi intanto abbiamo chiesto non solo il rinvio dell'IMU, ma anche uno sgravio dell'IMU, perché molti proprietari immobiliari, ovviamente, nel momento in cui viene a mancare loro la possibilità di ricevere le somme, si trovano in difficoltà a pagare chiaramente l'IMU. E poi abbiamo anche chiesto voi sapete che esistono i canoni concordati, sono accordi territoriali nei quali accordi tra le associazioni di proprietà e le associazioni degli inquilini decidono attraverso determinati criteri di ridurre i canoni di locazione. Questo per appunto Dottor Buccheri, favorire. scusi un attimo, Sì. scusi un attimo, e proviamo a capire perché se in questo momento ci sta seguendo qualcuno che ha problemi di affitto, problemi di Sì. o è proprietario, inquilino, non ha importanza. Il dottor Buccheri è qui pronto anche a rispondere e contemporaneamente se avete esigenze di pratiche presso CAF o patronato, c'è il dottor Prestigiano. Pronto, chi è in linea? Con chi parliamo? Buongiorno, Buongiorno, sono il signor bentrovato. Pino. Signor Pino, da dove ci chiama? Da Palermo. Da Palermo, prego. E io desidero avere informazioni dall'ingegnere Prestigiaco per quanto concerne l'assegno di emergenza, che dice deve fare domanda all'INPS, ora non so per il reddito come siamo comperati. Allora, Intanto chiediamo chiariamo. se lui ha fatto delle... Signor Pino, lei ha fatto qualche altra richiesta, domanda? No, ho fatto la richiesta solo per la sanificazione e non è stata fatta. La sanificazione? Sì. La sanificazione di cosa? Scusi, Del villaggio Santa Rosalia. La disinfestazione del villaggio. Disinfestazione, lo c'è. Ah, ma dico lei che come reddito, cioè cos'è? Un pensionato? Cos'è? No, sono un Un pensionato. pensionato, va bene. Lei vuole sapere del reddito di emergenza, giusto? Sì. Perfetto. Dottor Prestigiaco, mi ascolti. Allora, prima cosa, ovviamente, ripeto, è una bozza, quindi ancora non è stato approvato niente. Vorrei anche chiarire dei passaggi, i prossimi passaggi. I prossimi passaggi saranno approvazione del decreto, dopodiché ci sarà una pubblicazione, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dopodiché si dovranno stipulare gli accordi con l'INPS per le richieste dei redditi di emergenza e gli altri bonus passanti per l'INPS. Quindi, quando uscirà il decreto, non si Che potranno fare contiene, le istanze il giorno dopo. dottor Prestigiacomo, 236 articoli, Sì, 236, bello. grazie. 467 pagine. Esatto, Questa è la prima 400, bozza, quindi vediamo. 437 per 37. Ah, 30 gliel'ho data io in più. certo, me l'ha Me ne mandato sono lei il decreto, scusi, E non lo so lei. Prego, prego. quindi bisogna un po' attendere, perché ripeto, dal decreto all'attuazione passerà un po' di tempo, perché ci sono degli step, perché la burocrazia in Italia, ahimè, è quella che è. Detto questo, per la previsione del reddito di emergenza non è previsto, ahimè, per i pensionati, nella bozza, ripeto. Quindi, Quindi il signore che è pensionati, niente reddito pensionato, di emergenza. no, in realtà non ci rientrerebbe, anche perché io credo che nell'ottica del governo è che comunque i pensionati continuano a percepire quello che percepivano prima Certo, del se coronavirus. percepiscono la minima, pagano un affitto di 500 euro, possono morire là, insomma. No, non metto in dubbio No, no. questo, ma non è il periodo di emergenza di Covid che ha fatto cambiare qualcosa a queste persone. Certo, È un e quindi... problema atavico, cioè è un problema che c'era anche prima, ma questo decreto non va a sistemare i problemi precedenti all'emergenza. Dovrebbe in teoria sistemare i problemi relativi all'emergenza. All'emergenza, certo.
Quelli ce li porteremo Quello è per un altri. altro tipo di emergenza che dovrebbe essere No, ma quelli ce li chiamata. porteremo per altri 50 anni. Sì. Per il momento lasciamoli da parte. Allora, torniamo agli affitti, credo. Ecco, stavamo parlando delle difficoltà principali dei proprietari, ovviamente, che sono legate alle difficoltà degli inquilini, perché è chiaro, insomma, Sì. questo. Ma materialmente, cioè praticamente, che cosa avete chiesto come confabitare? Cioè, lo Stato può aiutare Allora, contestualmente, perché sì. se aiuta gli inquilini, di conseguenza aiuta i proprietari, giusto? Sì, ovviamente. Dico, le nostre richieste come associazione dei proprietari vengono effettuate ovviamente alla tutela del proprietario, le richieste degli inquilini dalle associazioni dell'inquilinato. Sì, è vero, le due richieste poi aiutano da entrambi i lati, sia le due parti. Noi come proprietari abbiamo chiesto intanto l'estensione della cedolare secca anche su quei del 10%, anche su quei comuni che non fanno parte della normativa in corso, in modo da aiutare anche i proprietari che hanno immobili in comuni dove non è previsto appunto l'accordo dei canoni. E inoltre abbiamo chiesto l'estensione della possibilità di utilizzare i canoni concordati anche per gli immobili commerciali. Ecco. Solo, sì, perché un proprietario immobiliare è costretto a quasi dimezzare il canone con il proprio inquilino, ovviamente poi chiede allo Stato almeno un aiuto in questo senso. E l'estensione al canone concordato anche per le attività commerciali potrebbe essere un aiuto al proprietario, ovviamente una cedolare secca al 10% è differente da una cedolare secca al 21%. Ovvio, ovvio. Ma in tutto questo, mi faccia capire, perché io dico sempre, insomma, sono uno di quelli più ignoranti in circolazione, volevo anche capire se, per esempio, anche nel settore, e soprattutto nel settore delle proprietà di negozi, no? Che poi Sì. dovrebbero riaprire tra poco, insomma, dovrebbe essere così. Sì. Se questo è proprio un intervento alle imprese. A proposito di affitto, no? Sempre nell'ottica di aiutare l'impresa e il proprietario. Allora, l'intervento alle imprese aiuta sicuramente il proprietario. Già nel mese di marzo, lo Stato, ha aiutato le imprese con il 60% di contributo sul canone, cosa che dovrebbe essere estesa anche nel mese di aprile e di maggio con Certo. questo nuovo decreto. Sì, certamente bisogna aiutare le imprese, questo è essenziale. Noi dal lato proprietari abbiamo cercato di chiedere, oltre allo sgravio IMU e alla cedolare secca del 10%, ai canoni concordati per le attività commerciali, abbiamo anche cercato di convincere i nostri associati come dire, a ricontrattare il canone di locazione con gli inquilini. Ovviamente è una qualcosa che grava sulle due parti e che quindi dovrebbe avere più aiuto da parte dello Stato, ma è meglio avere magari un inquilino che per 20 anni ha pagato regolarmente e concedergli uno sconto, chiamiamolo così, Certo. sulla canone, che non mandarlo via e quindi rischiare No, di se tenere chiude, se sfitto l'impresa l'immobile. chiude, ti saluto Sì, affitto, insomma, questo è. Un attimo anche perché soltanto, non si sa. sentiamo chi è in linea. Pronto, con chi parliamo? Pronto? Buongiorno, Angelo da Catania. Angelo, prego. Ma ascolti, io volevo un attimino portare la voce di un commerciante, gridare più che altro, una richiesta di aiuto. Lo faccio, se vuole proprio gridi. No, ma veramente, io lunedì aprirò l'attività commerciale Che e quindi attività è? vengo. Sì.
un negozio dove cercavo di vendere mobili e lampadari. Ok. Mi si dice che avremmo degli aiuti, avevo degli aiuti, cosa che non ho mai avuto fino a questo momento, andando in continuazione in banca, e mi ritrovo le porte chiuse da parte di tutti quanti. Ora, noi commercianti, come tutti, come la maggior parte dei commercianti, probabilmente ci vergogniamo anche a dirlo, noi vogliamo quegli assegni postadati. Abbiamo un sacco, un bordello di assegni postadati in giro per vari motivi. Siamo ai fornitori, i fornitori a sua volta, avendo ragione, portano, e lo sanno tutti quanti, gli assegni al castelletto, quindi avranno le loro scoperture, e solo questo tempo per ritirare questi benedetti o maledetti assegni, perché hanno ragione, non è che hanno torto. Succede, si innesca il meccanismo, tu non paghi l'assegno, l'assegno in questo momento grazie a Dio non viene protestato, non viene iscritto al CAI, quindi avrai 60 giorni di tempo per poter pagare questo maledetto assegno che non verrà mai pagato, perché non ci sono la possibilità, non lavorando, tu lo sai, commerciante acquisti con la premessa di acquisto, vendo e pago, con la liquidità e pago. Il meccanismo che, non, che purtroppo non c'è stato, perché non lavora a chi cazzo deve vendere questo materiale, al cugino, al fratello, allo zio. Questo può fare, chiami al fornitore e preghi di ritirarti il assegno, lui ti dice di no, e ha ragione, non è che ha torto, la cosa brutta ha ragione, perché ce l'ha in banca, a sua volta deve portare i soldi per poter ritirare il assegno. Chi cazzo glielo dà al fornitore che è chiuso? Nessuno. Lo Stato ti dice ti darò, arrivi in banca, la banca ti dice tu non hai pagato l'assegno, sei un cattivo, non sei nessuno, anzi che ti tengo il conto corrente aperto, perché poi alla fine è questo qui il meccanismo. Sì. Come cazzo dovremmo aprire? Cosa dovremmo aprire? Essere chiusi fra un mese, fra due mesi, perché non avrei più fiducia del fornitore, perché non avrei più fiducia da nessuno. Cosa dovremmo aprire? L'aiuto dov'è? Sarebbe stato meglio, opportuno, che al posto di darti, io non ho beccato, lei 600 euro da parte dell'Inps, non ho beccato assolutamente nulla, addirittura parlo di 800 euro, sarebbe ancora più vergognoso che darebbero gli 800 euro a chi ha già avuto i 600 euro. Grazie, grazie, grazie dello sfogo, perché il nostro intento è far sentire, purtroppo ci sono troppi invece che mettono a tacere, dice no ma stanno arrivando, arrivano gli aiuti, ma questo succede così e quello succede così. Allora noi non diciamo niente, noi non diamo le notizie, non le diamo, noi vi mettiamo nelle condizioni di parlare. Questo è un altro dei telespettatori che avete sentito, insomma, con uno sfogo anche un po' colorito, però quando si ha in ballo la famiglia, no? Presti Giacomo, dica la sua ogni tanto, perché voi potete intervenire quando volete, quando volete potete intervenire. No, vabbè, io non volevo assolutamente interrompere il signore, perché... No, ma neanch'io, avete visto che non l'ho fatto, quindi... Sì, era una situazione veramente triste, e poi non si sente... Sono migliaia, sono migliaia. Io adesso ho preso soltanto, guardate, ve lo faccio vedere, questo qua. Queste sono almeno 15 pagine del sommario. Non ce la faccio, mi è finita la carta, non è vero. Ho stampato solo il sommario perché chiaramente, voglio dire, è sempre una bozza, no, Presti Giacomo, del decreto rilancio. Sì, è sempre una bozza, infatti come hai visto ci sono molti punti dove c'è scritto in attesa di verifica. Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale, riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, modifiche articolo eccetera, modifiche di questo, modifiche di quello. No, io non ce la faccio, non sono naturalmente né un competente né all'altezza. È impossibile leggere tutto questo decreto quando uscirà, perché non so neanche come potrà essere pubblicato. Ma perché nelle altre nazioni, volevo sentire il parere di Buccheri, ma perché nelle altre nazioni ci sono interventi a fondo perduto, immediati, veloci, come la Germania, l'Inghilterra, anche la Francia, che di solito è un po' casinara? Come se lo spiega? Questo ce lo chiediamo tutti. Ma siamo noi che andiamo a votare e votiamo male? Eh? Oppure è sempre... Ce lo chiediamo tutti, in effetti, e probabilmente sì, sarà sicuramente l'errore nel votare qualcuno o qualcun altro. E, secondo me è anche un'abitudine che noi abbiamo in Italia di non
pretendere noi cittadini, di non pretendere dallo Stato quello che ci spetta. Ma confabitare, torniamo, se no ci allarghiamo, poi io so che a casa dice, vabbè, ma siete bravi lì a parlare di cose. Parliamo praticamente, confabitare in questi giorni, in questi mesi di difficoltà, aperto dei tavoli tecnici con le altre confederazioni, cioè per esempio con l'Assoimpresa, con la Confartigianato, la Confcommercio, la Confquesto, la Confquelle, che ce ne sono adesso un'infinità. Avete avuto Sì. dei tavoli tecnici oppure state andando per i fatti vostri? Allora, noi nei mesi precedenti abbiamo contattato sicuramente coloro che sono interessati in questa problematica. Non altro ci sono appunto degli accordi che dovremmo portare avanti per cercare di venire incontro alle imprese e della proprietà. In questo momento azioni concrete non ce ne sono, anche perché un po' tutti ci aspettiamo da parte, dopo aver fatto appunto le nostre richieste, ci aspettiamo da parte del governo una risposta. Non so se con questo decreto avremo una risposta concreta rispetto a quelli precedenti, Noi io non ne adesso sono sicuro. lo analizzeremo con alcuni avvocati, alcuni legali, insomma, anche perché ci sono delle disposizioni che lasciano pensare, cioè quello di affidare dal 18 maggio alle regioni la responsabilità delle aperture. Le regioni rilanciano la responsabilità sugli imprenditori per le aperture, gli imprenditori rilasciano la responsabilità ai dipendenti. Ma com'è finita qua? Ma la responsabilità non sa dove È prendere uno il governo. Cioè, scaricabarile. è uno Ma scaricabarile continuo. Aspetta, abbiamo una telefonata? Abbiamo telefonata. Pronto, chi è in linea? Pronto. pronto? Salve, con chi parliamo? Da dove ci chiama? Io sono Vincenza da Palermo. Vincenza, prego, faccia la sua domanda. Senta, volevo fare una domanda al signor Prestigiacomo. Prego. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Grazie. Senta, signor Prestigiacomo, siccome io sono una pensionata e diede visibilità e prendo la minima di 500 euro, non ho mai chiesto niente allo Stato di sussidi, mai niente. Allora, volevo, visto la considerazione che sono stata a casa, non sono potuta andare a lavorare, tra virgolette, è nero, in pratica lo devo dire. Mi sto trovando in difficoltà. Ora, volevo sapere se io rientravo a far parte di qualche sussidio, questo d'emergenza, o qualche altro tipo di sussidio. Sento dire Sì, sussidio a è dovete. chiaro, è chiaro. Quanti anni ha, signora, lei? 57, Allora, io ho 57 è già in pensione. anni. Sì, mio marito è Reversibilità, morto però. Di a 44 anni, sì, abbiamo problemi. reversibilità è la Di pensione? reversibilità, Ah, sì. ok. Non si può fare niente, Prestigiacomo? Con la Allora, in pensione di lei? realtà nella bozza io non ricordo, perché visto che tutte le pagine, se lei di emergenza parlava dell'incompatibilità con le pensioni, solo le pensioni dirette credo che sia, e quelle indirette no. No, Allora, la anche perché pensione sarà reversibilità è minima, una insomma. pensione come? Anche perché sono minime, insomma, sono delle cifre, no? Sì e no, dipende, in realtà la pensione reversibilità dipende dalla pensione Certo, diretta del coniuge se sei un deceduto. deputato nazionale o cioè, La il pensione defunto, reversibilità di un se deputato il nazionale è defunto, bella. senta questa, prestigio, se il defunto marito era un deputato nazionale, la pensione Non ha reversibilità problemi. è una bella botta, insomma. Appunto, quindi Certo. dipende, quindi dalla pensione reversibilità. Tanto Allora, per me, detto come questo, diceva io ora Totò, non la dico. livella, poi siamo tutti là alla fine. Bravissimo, a livello bellissimo. Ripeto, non ricordo ora se il reddito di emergenza nella bozza escludeva le pensioni indirette, perché la signora percepisce una pensione indiretta. Quello che è certo è che le pensioni dirette No, sono incompatibili. incompatibili.
Quindi Allora, questa di dobbiamo reversibilità vedere. È potrebbe indiretta, essere. quindi potrebbe anche darsi che ci Potrebbe. possa Però adesso rientrare. il dottor Prestigiacomo in un batter d'occhio leggerà le 437 pagine della bozza del decreto Sì, e ce certo. lo Mi dirà. date un paio di giorni e poi rispondo. No. No, un paio di minuti, lei in un paio di Ah, minuti. minuti, ok, subito. Va bene, torniamo a confabitare. Vi ricordo sempre lo 091-333-660 oppure lanciate un video messaggio, un post al 391-117-6872. Confabitare che ci può dare l'opportunità naturalmente anche di risolvere se ci sono dei proprietari in questo momento che ci stanno seguendo, no? E che hanno delle questioni con gli inquilini che non pagano. Questi disgraziati di inquilini che non pagano da 2 mesi, eh? No, povere. No, lo so che non lo direte mai perché naturalmente io credo che la stragrande maggioranza, anzi, so per certo che ci sono dei proprietari che addirittura hanno regalato esattamente, hanno sospeso completamente l'affitto di Sì, marzo, eh? Questo di marzo beh, io lo so, esatto. è vero? Sì, molti, molti, molti. E lo Sì. so. Per questo bisogna anche dare merito, non è che E uno ha una colpa perché è un proprietario. No, ma dico, a favore di questi gran signori che hanno fatto, che hanno potuto fare, Certo, perché lo hanno potuto fare, lo hanno fatto. Ovviamente per chi ha ricontrattato il canone per 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, sì. potrà ovviamente risparmiare le tasse non pagate sulla differenza. Ecco, perché bisogna fare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, mi Sì, pare, sì. Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, anche via email, credo che si possa anche fare in maniera molto tranquilla. O comunque si aspettano tramite CAF, eventualmente l'amico Vincenzo potrà. sì, Questa tramite PEC, io ne ho fatto un paio, tramite PEC e l'agenzia poi manda un protocollo di accettazione. Ah, Quindi bene, sì, quindi. si fa Allora, diciamo ai procedura. nostri amici telespettatori, nel caso che il vostro proprietario dell'immobile, della casa o del negozio, eccetera, abbia accettato un concordato per abbassare l'affitto, i CAF, per esempio, sono pronti a inviare questa. Inviare l'istanza all'Agenzia delle Entrate, perché ovviamente l'Agenzia delle Entrate non riceve pubblico, quindi si inviano tramite PEC, che è una posta certificata, quindi Perfetto, valida perfetto. a tutti gli Pronto, chi è effetti. in linea? Pronto, chi è in linea? Con chi parliamo? Alessandro da Messina, ben trovato. Prego. Milioni di persone in Sicilia, in Italia, in tutti i posti. Io prendo una pensione da 600 euro. Sono invalido sulla sedia a rotelle. Mi hanno dato l'invalidità con la badante notte e giorno, mi hanno detto, perché non ho nessuno. Quindi io come la pago questa badante con 500 euro al mese, notte e giorno? Allora, che si può fare, Prestigiacomo? Ma ho sentito che il signore è praticamente in sedia a rotelle, insomma, una badante, obbligatoriamente perché Allora, essendo non sulla è. sedia a rotelle, penso che percepisca anche l'indennità di accompagnamento, che è 520 euro, più una pensione che, se non ha contributi, si chiama assegno sociale e, vista l'età e l'invalidità, dovrebbe essere 640 euro. Se non ha l'assegno sociale ma ha i contributi, una pensione minima di Aspetti, mi faccio. 640 euro. È perché cioè, per quello che dice lei dovrebbe prendere 1.000 rotti euro al mese, giusto? 1.100 euro, 1.200 euro Signor dovrebbe Alessandro, prendere. è in linea ancora? È ancora in linea, Alessandro? Sì, ancora lì, ecco. Allora, Gli quanto. 1.100 euro non ci arrivano. Come. Io ho chiesto, avendo bisogno della balanza notte e giorno. Allora, quanto gli arriva ogni mese esattamente? Dall'INPS. Dal. 1.020, 1.050, questi mi arrivano. 1020, 1050. Eh sì, perché insomma poi i contributi, no? Come prestigiano tutto. Aspetti, 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 ascolti Prestigiacomo.
I 30.000 euro al mese non lo so chi li percepisce. Dico, detto questo, è un problema perché in realtà l'indennità di accompagnamento è vista e data dallo Stato ed è esentasse ovviamente, quindi non si ci pagano tasse, e viene erogata dall'INPS, quindi dallo Stato, proprio per aiutare questa tipologia di persone, dopodiché percepisce anche la sua pensione personale che non dovrebbe essere inferiore ai 640 euro, e lo ripeto, escluso che non abbia altri Però redditi. scusi, quanto costa una badante? Ne ha bisogno 24 ore su Se 24? 24 su 24 Quanto costa? fa 1200 il euro, glielo minimo, dico io, più contributi. ma il minimo sindacabile secondo le... Ora, se mi dà 2 minuti io lo dico, perché ora Sì, non posso ecco, perché ricordarmi così tutto a diamo memoria, anche questo tipo di ma ci sono le informazioni. tabelle dell'associazione proprio ora rientro. Se mi date qualche minuto, parlate di Sì, altri argomenti. no, no, nel frattempo. Alessandro, grazie. Adesso ascolti lei, va bene, dalla televisione, così perlomeno ascolti perché Presti Giacomo si sta dando da fare. Allora, volevo chiudere con il discorso anche con Fabitare per capire e lanciare un messaggio, quello che è importante per i proprietari, insomma, in questo momento. Prego, dottor Sì, Buniero. allora, il messaggio per i proprietari è molto semplice. Noi ci stiamo muovendo come associazione per tutelare ovviamente gli interessi dei nostri associati, per cercare di chiedere sgravi e quant'altro. In questo momento però io dico a tutti i proprietari immobiliari, andate incontro alle esigenze degli inquilini, perché in questo momento è necessario tenersi caro l'inquilino che per tanti anni ha pagato il canone di locazione. Meglio poco che nulla, che niente. Bravo. Questo sicuramente sì, da un lato farà fare una buona azione, ma dall'altro ovviamente è un'opera sociale che verrà Certo, sicuramente ricambiata in qualche è maniera. un bel messaggio quello che lei sta mandando in questo momento. Sì, quindi dico a tutti i proprietari, andate incontro agli inquilini e Cerchiamo di dopodiché aiutarli, aspettiamo. perché sennò è in attesa che arrivino gli aiuti del governo, insomma. Sì, Abbiamo tra telefonata? l'altro. Allora, un'ultima telefonata, sentiamo che è in linea. Pronto, con chi parliamo? Sì, buongiorno. Ascolti, io sono la signora Corrao. Sì. Allora, mio marito percepisce l'accompagnamento più la pensione di invalidità, non di contributi perché contributi non ne ha. Sì. Al che mi è successo circa 4 anni fa e più di 4 anni, ora avranno 8 anni, ho fatto, sono stata in un patronato. Questo patronato mi ha detto di fare una domanda per avere la maggiorazione. Se non che invece di maggiorazione mi ha fatto una domanda per avere una pensione che non spettava mio marito, se non che io me la percepivo. Ora, dopo tanti anni, è venuta la guardia di finanza a casa mia, insomma un po' di problematiche. Queste problematiche mi hanno indotto, che mi hanno sequestrato, mi hanno fatto il fermo cautelativo sulla pensione più l'accompagnamento. Io in poche parole, per accorciare il discorso, perché Sì. sono per televisione, Sì. vado al mese di agosto che non percepisco pensione. Ho chiamato l'avvocato, ho messo il mio avvocato, ora l'avvocato, loro hanno fatto che si sono tenuti 350 euro al mese per la pensione più l'accompagnamento. Praticamente hanno fatto loro un cumulo l'INPS, ma ancora non me la sblocca. L'avvocato è l'avvocato Balocchi dell'INPS, non so come si chiama, Sì. se lo dico giusto. Ora io voglio sapere, ma è corretto che mio marito, un disabile, ancora sbaglio, voglio pagare, è giusto, volevo pagare, mi volevo mettere a scompito, mi voglio mettere a scompito, ho pagato la prima rata e ancora non mi sbloccano la pensione. Va bene, grazie. Ascolti Presti Giacomo. Allora, diciamo che la situazione della signora non è tanto semplice. Prima cosa, l'indennità di accompagnamento non è pignorabile.
l'indennità di accompagnamento non è pignorabile. No, assolutamente no. Quindi se hanno interrotto l'indennità di accompagnamento è perché ci sono altre problematiche che adesso non posso rientrare nel merito, posso intuire quali possano essere visto che c'è andata la Guardia di Finanza, ma è perché sicuramente per qualche motivo non è più stata riconosciuta questa indennità di accompagnamento o era erroneamente stata riconosciuta questa indennità di accompagnamento. Perché, lo ripeto, non è pignorabile. Bisognerebbe, bisognerebbe avere tanti dati, no? per poter analizzare. Sì, però... Io credo che è molto delicata e mi fermerei qua per il momento, perché già c'è un avvocato e quindi sentiamo, sentiamo qualche altra telefonata però velocemente. Pronto, chi è in linea? Con chi parliamo? Pronto? Buongiorno, sono Giovanni. Da dove ci chiama? Siete? Sì. Giovanni da Palermo. Prego. Io ho un problema, allora, ho perso il lavoro. Lavorando in nero, d'accordo? Ora dovrei iniziare a lavorare, però con un lavoro occasionale. Sì. Con un lavoro occasionale si può richiedere il reddito di emergenza? Sì, perché ho perso il lavoro. Avendo un ISEE di 2500 euro. Grazie, prego Prestigiacomo. Per quello stavo proprio guardando questo, per quello che mi dice il signore ci dovrebbe rientrare. Quindi, poco con fa questo... parlavamo della signora invece che ha una pensione di reversibilità, ahimè non ci rientra nella bozza sempre. Ultima non telefonata. Non ci dovrebbe rientrare perché le pensioni dirette e indirette non sono compatibili con il reddito di emergenza. Ultima cosa rispetto a quello che invece mi chiedeva due telefonate fa, che era l'assistenza una badante quanto può costare. Allora, un'assistenza a un livello C super, quindi significa assistente a persona non autosufficiente, ha un minimo contrattuale di 984 euro al mese, più contributi. Non ce la puoi fare, ovviamente. Non ce la fai a vivere, questa è la verità. Ovviamente. Con quelle mille rotti prendi 1000 euro, glieli dai alla badante e tu muori nel frattempo e poi fai il funerale. Ultima telefonata, pronto, che in linea? Pronto? Salve, con chi parliamo? Da dove ci chiama? Sono Giuseppe da Palermo. Prego Giuseppe, velocemente la domanda che siamo in chiusura. Volevo che il signor conduttore Turchieri, sì. Ho scontato poco fa gli affitti di casa, questa per muoversi, diciamo, per questa avere un aiuto, che avere in difficoltà, questi 3 mesi che non... Scusi, lei cos'è? Cos'è, un inquilino o un proprietario? Un operaio, una persona normale, sono dei... No, anche i proprietari, sono normali, cioè, sì, è precisato. No, siccome si parlava di affitto di casa. Sì, sì. Come uno si può aiutare sia il padrone di casa e sia l'inquilino? Ecco, questo... è quello che diciamo già da mezz'ora praticamente noi. Bucchieri, prego, sì, faccia la replica. Sì, vorrei aggiungere anche appunto a proposito di questo, grazie anche per aver sollevato un po' la questione. Sì, quindi oltre ovviamente a mettersi d'accordo le parti, proprietario e inquiline, quindi vi suggerisco di farlo, nessuno ha interesse ad andarsene da caso o a mandar via l'inquilino. Nessuno dei decreti ha previsto un aiuto agli inquilini e di conseguenza ai proprietari, per cui comunque c'è il famoso fondo morosità incolpevole che non riguarda il Covid-19, ma essendo stati stanziati parecchi milioni per l'anno 2018, domani scade appunto la domanda, il 13 maggio infatti, affinché un inquilino che nel 2018 aveva in atto un contratto di locazione possa chiedere un aiuto. Non so quante centinaia di euro, mi pare di aver letto 1200, 1800, non ricordo, per tutti, per quel periodo, per la difficoltà in cui lui si trova. Ovviamente questi fondi verranno stanziati sia per il 2019 e per il 2020. In atto per il fine al 2018 scade domani però poi si potrà presentare per il 2019. Ma questa pratica la presentano pure il CAF, cioè si può seguire attraverso
il CAF? No. No. No, nel senso che l'istanza va presentata direttamente al comune, non tramite CAF. Ah, ok. Attraverso serve i comuni. Questa... Va bene, io mi devo fermare purtroppo qui e vorrei che comunque con Buccheri facessimo un altro incontro, magari suggerito anche da lui stesso, dottor Buccheri, insomma, quando abbiamo qualche volentieri altro incontro, magari con una controparte, insomma, con che ne so, ci sarà l'associazione degli inquilini, o dica lei, insomma, ci proponga, perché sì, questi sono argomenti molto delicati che vanno trattati con molta attenzione. Grazie Presti Giacomo, come sempre utilissimo, come lei può notare, insomma, la gente ormai la cerca, insomma, la vuole, Grazie a voi. Grazie e a poi te. L'hanno chiamata ingegnere oggi, per cui insomma, qualcuno sa qualcosa ormai di tutto e di più. Grazie, grazie veramente di cuore, grazie anche al dottor Buccheri, ci risentiamo presto. Grazie.